C'era una volta, tanto tempo fa, nella piccola cittadina di Saumur. Un po' più piccola. Ancora più piccola? Ok, perfetto. Qui, in questa piccola città sperduta e apparentemente lontana dai sogni, nacque una splendida bambina che fu destinata a rivoluzionare il mondo della moda, partendo da Parigi fino a conquistare l'Europa e il mondo intero. Il suo nome era Coco Chanel. Sebbene non ebbe un'infanzia idilliaca dovendo passare tanto tempo in orfanotrofio, la vita monacale le sarà di ispirazione per i suoi futuri design. Raggiunta la maggiore età, Gabrielle, alias Coco, lasciò l'orfanotrofio per frequentare la scuola di apprendimento delle arti domestiche di Notre Dame. Non era quella però la sua vocazione. A 18 anni Coco iniziò a lavorare a Moulin, in un negozio di biancheria, dove imparò a rifinire le sue tecniche di cucito. Nello stesso quartiere, qualche anno dopo, Chanel incontra Étienne de Balsan, suo primo amante e incontro cruciale per la stilista, poiché il ragazzo fu proprio il finanziatore dei suoi primi progetti da designer. Balsan, con il quale Coco sta da 8 anni, è appassionato di vita equestre e fa conoscere alla giovane amante gli abiti da cavallerizza che la ispireranno per i suoi storici pantaloni. Sarà sempre tramite Balsan che Chanel incontrerà colui che ha considerato l'amore della sua vita, Boy Capel, un industriale che incoraggia la giovane donna e l'aiuta con la sua carriera. I due però non si sposarono mai perché Coco, davanti alla scelta amore e carriera, scelse sempre la seconda. Iniziata da cappellini con finiture floreali di raso, la sua carriera di designer proseguì sfociando poi nella maglieria e nel confezionamento di veri e propri abiti. Suzanne Orlandi fu la prima indossatrice di un abito firmato Coco Chanel, mentre il primo negozio della stilista fu a Deauville. Lì, ispirata dalla vita marittima del luogo, la stilista realizzò dei maglioni con la scollatura da marinaio, che si rivelarono poi un suo capo iconico, sempre tra la nuance del contrasto bianco-nero. L'estate del 1914 fu particolarmente fortunata per la stilista, che trovandosi in una località di villeggiatura, vendette molti abiti e accessori alle signore che trascorrevano le vacanze nel luogo. Le tensioni della Prima Guerra Mondiale erano però sempre più palpabili e il conflitto, infatti, poco dopo esplose. Le persone iniziarono a migrare da Deauville in vista della guerra, per poi farvi ritorno per servizi di volontariato come assistere i feriti. Chanel era l'unico negozio di abiti aperto e fu così che una sola donna ne rivestì una generazione. Chanel stessa dice: «Finiva un mondo, un altro stava per nascere. Io stavo là. Si presentò un'opportunità, la presi. Avevo l'età di quel secolo nuovo che si rivolse dunque a me per l'espressione del suo guardaroba. Occorreva semplicità, comodità, nitidezza. Gli offrii tutto questo a sua insaputa». Il successo della donna crebbe sempre di più, fino a raggiungere il picco quando conobbe Misia Sert, donna eclettica e acculturata dell'epoca che mise in contatto Coco con le personalità artistiche dell'Europa dell'epoca, di cui facevano parte anche personaggi come Picasso. Negli anni 20, Coco Chanel disegnò per la prima volta il suo storico monogramma. Il destino della donna era di lasciare una traccia qualunque cosa facesse. Persino i suoi capelli alla maschietto, frutto di un incidente nel quale si era bruciati, furono un trend al quale si unirono molte altre donne creando un taglio iconico. Nonostante le perdite personali della donna, l'avvento anche della Seconda Guerra Mondiale e le conseguenti depressioni, Chanel era destinata al successo e il successo sembrava essere attratto dalla donna. Dal design del suo storico tubino nero al confezionamento di Chanel numero 5 e alla conseguente carriera da costumista. Post-guerra nacque il suo capolavoro, la borsa 2.55, per la quale la stilista si ispirò alle giacche utilizzate dagli stallieri, a cui la donna decise di aggiungere una tracolla per poter essere trasportata in modo più confortevole. Un gesto così semplice, ma così geniale, come tutta la vita della nostra protagonista, che ci lasciò nel 1971.